Un attimo che ora parlate con il timbro alto così si sente, dai. Timbro forte, dai, via, pronto. Allora, questa sera il Green Basket in una maniera un po' cattolesca. Il parere del Rocambolesca non lo so della Rocambolesca perché per molti tratti durante la partita siamo stati sotto, quindi ci siamo provati a inseguire, abbiamo anche riuscito lo strappo, siamo stati bravi in quello e poi forse questo inseguire ci ha tolto qualcosa alla fine. Loro secondo me sono una buona squadra, come noi hanno molti giovani che vogliono dimostrare, che non mollano dal primo all'ultimo secondo, ci hanno messo in difficoltà e hanno fatto vedere quelli che sono i nostri difetti di oggi. Molti dall'inizio dell'anno li abbiamo tolti, tanti altri li dobbiamo togliere. Lo spirito è sempre quello di non mollare, ogni giorno andare in palestra, cercare di migliorare sempre di più. Però non ci demoralizziamo, sapevamo che quest'anno sarebbe stata dura. Ma c'è stato un momento nel quarto tempo che in cui proprio avete rimontato, siete arrivati a fare i punti, anzi per alcuni momenti siete stati... avete sopravanzato la squadra avversaria, poi forse il fatto determinante, parità 53-52, una palla persa a metà campo da un giocatore che fa una bella partita oggi con tempo, e chi è successo? Sai, onestamente gli episodi sono importanti, però non sono quelli che decidono le partite. Non abbiamo fatto il massimo oggi e sicuramente dovremmo rivedere tante cose, altrimenti la partita probabilmente la portavamo a casa. Ci è mancato qualcosa e non è stata solo sfortuna o l'arbitraggio, probabilmente non abbiamo letto al meglio quello che era la partita in quel momento, perché abbiamo magari preso qualche tiro da fuori di troppo e oggi forse o la fortuna o la mano non erano buone, magari come ha detto qualche mio compagno dentro gli spogliatoi potevamo provare a prendere qualche fallo più dentro visto che eravamo già in bonus. E magari anche quello ti viene a mancare perché è meno ossigeno, ci hanno messo loro alla prova, dico anche un po' di merito per l'avversario, certo, non sono solo dei meriti nostri. Quindi penso. Sicuramente la forza e la determinazione del quarto tempo che vi ha portato ad arrivare a un pelino dalla vittoria e poi con la speranza, con la risolutezza, senz'altro. L'atteggiamento diciamo che abbiamo avuto nel quarto lo dobbiamo avere in tutti gli altri quarti, come è stato quello che ci ha accompagnato nelle scorse partite e che ci ha permesso di fare due vittorie e una sconfitta forse buttata a Reggio Calabria, altrimenti non ci trovavamo dove stavamo oggi. Quindi guardiamo questa sconfitta per migliorare per e andare avanti, cioè, sapevamo che sarebbe stato il nostro inizio. Grazie.